per il grande diritto allo studio e quando raccontano quelle occupazioni i grandi media, perché un debito che non serve a creare economia reale, che non serve a rilanciare il nuovo del PIL, lo raccontano sempre in maniera macchiettistica, come bravi ragazzi e le brave ragazze. Allora abbiamo un grande problema, i lavoratrici, i lavoratori, le lavoratrici, colpirà tutte quelle persone che in questo paese non arrivano. Gentiloni a dire che la Commissione Europea sta valutando la tassa IMU sulla prima casa. Ci ricordiamo benissimo cosa ha significato. Quelle organizzazioni che dovranno fare un salto di qualità nei mesi che verranno. Come abbiamo detto, non è un governo dalla parte del popolo, ma un governo dalla parte delle banche, di Confindustria e dell'Unione Europea. Un'Unione Europea che, mi sento di dire da studentessa, ha completamente ucciso il nostro diritto all'istruzione, che ha standardizzato l'istruzione dopo anni di politiche neoliberiste e che ci propina continuamente prove inutili e prive di senso critico come quelle in Valsi, oppure che ci educa all'alternanza scuola-lavoro, che un domani ci farà diventare dei giovani precari sfruttati, come succede tuttora con i lavoratori. Conti non potrà mai essere la soluzione, un governo mascherato da tecnici, è cambiato di tutto, persone che hanno cambiato casacca, due governi differenti, della grande finanza che in Italia avrebbe svenduto tutto, avrebbe svenduto i propri gioielli di famiglia. Com'è possibile che nessuno lo dice? Non vale più neanche la pena di parlare. Tutti quelli che oggi scoprono, per esempio, che Renzi è antipatico, pensano che sia antipatico, un brutto personaggio. Beh, vi possiamo dire che Renzi è quello che nel 2014 ha avallato un piano casa che prevedeva la massiccia vendita delle case popolari, nonché l'articolo 5, che lo ricordiamo, toglie la residenza a chi è occupato per necessità. L'assurdità di questa situazione è agli occhi di tutti, eppure, ma che d'altra parte ci lascia anche una prateria gigantesca di inserire nuovi ragionamenti.